È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Napoli sogna e si emoziona. Nel vivere il presente, nell'immaginare che cosa possa accadere nel prossimo futuro, nel ripercorrere la strada che ha portato gli azzurri, oggi, in cima alla classifica. Un sentiero lungo quasi un secolo, condensato nell'esposizione Napoli nel mito. Napoli nel mito è una mostra nata dalla volontà di raccontare la storia del calcio Napoli e quindi noi abbiamo immaginato una collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, un luogo che da 200 anni raccoglie tutti i reperti archeologici della Campania, e in questi spazi molto belli abbiamo raccontato la storia del Napoli dal 1926 ad oggi, addirittura raccontando le squadre, le tre squadre che già nel 1905 hanno animato la passione dei napoletani per il calcio. Il Napoli in vetta alle classifiche, non necessariamente al primo posto, è fondamentalmente per la città di Napoli, per la squadra, per le persone, è forse una nemesi, è una riscossa. Diciamo che in questi anni il lavoro più importante che ha fatto il presidente De Laurentiis, i manager, i giocatori, è stato quello di restituire alla squadra il luogo e il posto che gli competeva, cioè quello delle grandi competizioni internazionali, quelli del teatro internazionale. Noi chiuderemo la mostra il 28 febbraio e quindi non posso dire che c'è un posticino per altre competizioni, però c'è l'accordo con il Museo Archeologico per tornare qui a novembre con un'altra mostra molto più grande, con molto più spazio, e ci auguriamo quindi con più spazi da occupare. Per continuare ad alimentare il sogno, il Napoli deve cancellare la figuraccia europea con il Lipsia. Al San Paolo arriva la Spal in cerca di punti salvezza, ma presto schiacciata nella sua metà campo, incapace di opporre resistenza. Un solo tiro per la Spal in 45 minuti, Napoli padrone, e anche nella ripresa si vedono tutti i 46 punti di differenza tra le due squadre. Finisce solo 1-0, sufficiente comunque al Napoli per stabilire il suo record di vittorie consecutive in Serie A, 9. Ottimo palleggio dal punto di vista tecnico, creazione di palle gocce, mancava un pizzico di cattiveria per chiudere la partita, perché far finire in bilico una partita con questo svolgimento è una responsabilità e ti lascia aperta anche qualche pericolo.